tutti, sono zia Anna Maria, benvenuti sul mio canale. Oggi andrò a preparare una torta nipponica o torta giapponese, utilizzata molto nel paese del Sol Levante ed è composta di solo 3 ingredienti. Andiamo a vedere quali sono. Come ho detto, per questa torta servono solo 3 ingredienti. Voi vedete 4 ciotole, ma sono le uova che ho separato e bisogna montare a parte gli albumi. Quindi abbiamo bisogno di 3 uova separate, 130 g di formaggio spalmabile e 130 g di cioccolato bianco, che adesso ci sposteremo ai fornelli perché devo scioglierlo a bagnomaria, e un pizzico di sale per montare le uova. Ora scioglieremo il cioccolato bianco. Io ho già acceso l'acqua e lo mescoliamo ogni tanto con un mescolo, con una palettina. Il cioccolato si è sciolto e adesso mi sposto per realizzare la torta. Vado a versare il cioccolato in una ciotola capiente e andrò ad aggiungere il formaggio spalmabile. Cerco di raccoglierlo tutto. Adesso vado ad amalgamare per creare una cremina. Non immaginate l'odore che si sente del cioccolato, indescrivibile. Ora vado ad aggiungere un po' per volta i rossi. E dobbiamo amalgamarli bene. Ora metto da parte questo composto e vado a montare gli albumi a neve. Verso gli albumi in questa ciotola con il pizzico del sale e li vado a montare. Gli albumi sono montati, girandoli non vanno giù. Voi controllate bene, perché se non sono montati combinerete un casino. E adesso vado a inserirli poco per volta, dal basso verso l'alto. Gli albumi sono tutti incorporati, la crema è bella liscia. E ora la vado a versare in uno stampo a cerniera. Potete utilizzare uno stampo da 20 cm o da 18 come quello che sto utilizzando io. La vado a roteare piano piano per livellarla. E ora in forno. Questa cuoce a 175, forno preriscaldato statico, dai 35 ai 45 minuti. Controllate sempre il vostro forno, potrebbe andarci qualche minuto in più o qualche minuto in meno. Nell'attesa vi ricordo di iscrivervi al canale e noi ci rivediamo fra un po'. La torta giapponese è pronta, è cotta in 45 minuti. Adesso taglio una fetta. Va benissimo spolverizzata di tanto zucchero a velo, oppure se volete, se a voi piace, anche con del topping, che io adesso utilizzerò al caramello salato o il gusto che voi preferite. È un dolce leggero, ma abbastanza calorico per il cioccolato bianco che contiene, che è abbastanza dolce, e anche per il Philadelphia. Quindi voi potete anche fare una doppia dose facendo 250 di cioccolato bianco, 250 di formaggio
e 6 uova. Se fate la doppia dose, quella da 250 grammi, utilizzate una teglia sempre a cerniera da 22 cm, perché da 24 verrebbe troppo larga e troppo bassa. Potete sostituire il Philadelphia con la ricotta o mascarpone o yogurt greco, che è più denso. Però la ricetta originale è questa qui. Potete anche sostituire il cioccolato bianco con quello fondente e in quel caso dovete aggiungere 100 g di zucchero semolato. La ricetta è terminata, spero vi sia piaciuta. Noi ci rivediamo alla prossima. Vi ricordo che sono su TikTok, Instagram e alla prossima, ciao!